ti do il benvenuto a tutti a questa iniziativa che ha come tema l'acqua. È un'iniziativa che si tiene in tutti i comuni, in tanti comuni della nostra nazione, ed è stata indetta qualche anno fa dall'ONU. Vi do il benvenuto in questo nostro territorio e alle porte di questa importante attività produttiva di cui parleremo più avanti, e saluto e ringrazio per la presenza il dottor Raffaele Nardone, che è presidente dell'Ordine dei Geologi della Basilicata, il direttore del parco, il dottor Gerardo Travaglio, e il dottor Chetoni, che ci parlerà appunto di questa iniziativa, e la dottoressa Marica Bruno, che è dirigente del Dipartimento Ambiente della Regione Basilicata. Saluto le scolaresche che hanno voluto così collaborare con le amministrazioni per rendere al meglio questa iniziativa, che saranno poi i primi attori di questa importante giornata. Le autorità militari presenti, il comando stazione dei carabinieri di Vigianello nella persona del maresciallo Guzzo, il comando forestale nella persona di Luigi Madorvo. Naturalmente saluto i dirigenti scolastici e i docenti che hanno voluto così portare gli alunni in questa giornata, i sindaci presenti, i già sindaci e gli amministratori locali che appunto la loro presenza testimonia proprio perché è nato questo percorso da tanti anni fa e da qualche anno fa, e quindi in qualche modo ecco, quest'oggi abbiamo una sorta di così visita, ecco, a questa attività produttiva. L'acqua come bene da valorizzare, e Vigianello in tal senso ha raccolto questa iniziativa che ci tengo a precisare che poi sarà anche valorizzata attraverso il percorso che condurrà a Expo 2015, un'iniziativa che tende così a valorizzare l'acqua attraverso un percorso di armonizzazione, di valorizzazione di quello che è questa risorsa. Mi spiego, l'acqua è una risorsa assolutamente necessaria per la vita dell'uomo, ma può diventare anche così un elemento per far nascere altre, far scaturire altre cose. E Vigianello ne è un esempio, perché noi ci troviamo alle porte di questo importante investimento, che è quello della San Benedetto, che sapete tra l'altro è tra gli organizzatori di questa iniziativa, ed è appunto un percorso che è nato da lontano, lo raccontano come sogno. È giusto che poi il professor Chetoni ci parlerà appunto di come è iniziata questa appunto lungimirante opera. Ma l'acqua diventa tante altre cose, è anche un'attrazione turistica per il territorio di Vigianello e per il comprensorio del parco, perché gli sport fluviali che sono nati in questi anni rappresentano un'attrattiva molto importante. Tra l'altro insomma, mi pare che ci sia anche una discreta crescita dei numeri delle presenze qui sul collino e nei nostri territori. Insomma, abbiamo letto anche i dati dell'APT, 10.000 presenze, e sono un numero non indifferente, e attraverso questi sport credo che l'elemento collante sia proprio appunto l'acqua, siano le tante attività imprenditoriali che stanno nascendo attorno al Mercure, attorno alla fonte del Mercure. Ma è ancora acqua energia, e quindi poi la visita si sposterà appunto alla centrale idroelettrica giù dei fratelli Tancredi. Acqua è ancora un bene che serve ad altre popolazioni, infatti nel pomeriggio vedo il sindaco di San Severino Lucano, l'iniziativa si sposterà appunto nell'altro territorio, perché andremo a visitare la galleria drenante appunto di captazione dell'acqua del Frida. Ecco, in un territorio così ricco di risorse,
è così importante dal punto di vista naturalistico, la mitigazione, l'armonizzazione di queste risorse credo che sia un elemento importante e credo che sia un valore aggiunto da far conoscere e da esportare appunto anche ad Expo 2015. Quindi io mi sento di dire questo, dobbiamo essere rapidi e nel saluto voglio appunto concentrare questa riflessione proprio perché adesso c'è la visita allo stabilimento e alle altre cose che sono previste in questa giornata. Ringrazio quanti hanno lavorato e hanno supportato nel meglio tutto quello che è stato messo in piedi anche frettolosamente stamattina per via delle condizioni meteo, in primis Acque San Benedetto, ringrazio la dottoressa Paola Zinno che ha coordinato e coordinerà appunto poi la visita, la Protezione Civile di Viggianello che ha dato un supporto logistico, il Servizio Civile dei ragazzi del nostro comune, l'Ordine dei Geologi che ovviamente è attore principale in questa iniziativa e tutti coloro i quali hanno creduto e porteranno avanti l'iniziativa per tutta la giornata. Io auguro ai ragazzi, soprattutto perché a loro è rivolto questa giornata, l'augurio più fecondo perché possano trarre insegnamento da tutto quello che vedranno quest'oggi. Attraverso i percorsi didattici che vanno a scuola loro imparano praticamente il valore dell'acqua, il risparmio oppure la valorizzazione. Ecco, questi elementi qua oggi li vedrete dal vivo, ecco, quindi sarà una gradevole esperienza. Grazie a tutti e ovviamente una buona giornata.